Sembra che vada bene, Luci? Sembra di sì. So, lubrifica contatti su tutto, dopodiché lo risoffio un'altra volta. Non si accende più. Ragazzi, stavamo per partire, però abbiamo visto il venditore di arance on the road. Quello è sempre stato lì, siamo sempre stati tentati e adesso ce le portiamo via. Vai! Questo specifico pezzo di strada l'abbiamo fatto con gli scooterozzi, perché qua vicino c'è il campeggio dove siamo venuti la prima volta che abbiamo raggiunto Windhoek. Adesso però giriamo di qua e sarà tutto nuovo. Strada. Ci lasciamo alle spalle Windhoek e proviamo a prendere una strada secondaria, naturalmente. La principale la lasciamo dall'altra parte. Su questa strada, ora ottima, che la regola ci aspettiamo prima o poi diventi sterrata, non sappiamo bene quando, potrebbe diventare uno sterratone. Non ci aspettiamo una pista, è impossibile. Credo che ci aspetti una bella strada panoramica, eh? Oh, i militari da mi piani, sono pure due. Nei prossimi giorni raggiungeremo Sossusvlei, che significa letteralmente palude senza uscita. È infatti il luogo in cui le rosse dune di questa regione si uniscono, impedendo al fiume Chaobab di terminare la sua corsa verso l'oceano. È un luogo incredibile. Per adesso è ancora asfaltata, ma iniziano i saliscendi. Qua dobbiamo attraversare le montagne. Stiamo andando in direzione del Kupferg Pass, sulla C26, che ci sta portando un po' in direzione dell'oceano, ma poi taglieremo verso sud su strade secondarie per costeggiare il deserto della Namibia. Per raggiungere Sossusvlei dovremo valicare la catena montuosa del Naukluft, guidando Valentino attraverso il Kupferg Pass, una delle strade più alte della Namibia. Stiamo quasi per raggiungere i 2000 metri, ma ragazzi, sta strada è veramente impiccata. Bellissimo il panorama, in particolar modo dietro adesso. Qua dobbiamo dire che l'asfalto ci sembra abbastanza nuovo, le righe lo sono certamente. Ecco qua, finito l'asfalto. Qui c'è un ranch che si chiama Liechtenstein. Con tanto di telecamere. Ma guardate questo sterratone. Fantastico. Le piste della Namibia sono qualcosa che rimpiangeremo altrove, certamente, prima o poi. A parte la Tana Ondulé del Tosha National Park. L'avete visto il video a cui sto facendo riferimento? Ve ne metto un pezzo, almeno vi rendete conto. Non potete capire. Ah. We'll be right back.
ma ai vostri figli piacerà. Ma lì c'erano gli animali da vedere, quindi vabbè, glielo perdonerò. Che strada, ragazzi! Che panorami! Pazzesco, ragazzi! Che strada, veramente magnifica! Ai nostri lati sono sempre recinti, classico namibiano, quindi noi vorremmo fermarci da qualche parte di questa strada più avanti. Là in fondo sta comparendo una catena montuosa rossissima. E appena appena sotto ce n'è una invece che è bianca quasi. Namibia è un posto veramente incredibile, sei quasi sempre isolato dal mondo, se per così si può dire, ma quasi costantemente sei circondato da recinti. Anche qua che non pare esserci assolutamente niente, ranch, villaggi men che meno, dopo Windhoek non abbiamo incontrato ancora niente. E il tuo sedile come procede? Il mio sedile è molto bene, comodo. Prendiamo qualche trona per provare? No, va bene, apposta no, tanto capiterà. E salita a messa. Questa parte di Namibia ci sta ricordando un po' l'Arizona. Questa strada ci sta portando verso l'infinito e oltre. Ma in realtà adesso dovrebbe iniziare la strada che ci dovrebbe portare al Kamsberg Pass. O meglio, siamo già su quella strada, però dovrebbe esserci qualche curva, si dovrebbe salire un po'. Si vede dalla mappa un bel po' di dislivello, vediamo. Dovremmo in realtà quasi esserci al Kamsberg Pass. E qua forse inizia la discesa, perché dice di prestare attenzione al motore e ai freni. Wow! No, là lì c'è la strada adesso va di là. Eh sì. Ragazzi, che strada! Wow! Me gusta! Qua si scende, eh? Sì. Che
curve! Wow! Qua a fianco c'è anche un bel dirupo, eh! La strada è perfetta, devo anche averla spianata da poco. No, che spettacolo! Guarda là! Oh, adesso siamo a 1600, siamo partiti da 1800 più o meno. 15 km di tornante, dice il cartello. Pazzesca sta strada. Attraversiamo un rio secco, qua stanno ancora facendo i lavori di spianatura. Ed ecco infatti che incontriamo il caterpillar che sta spianando la strada. Sta facendo un buon lavoro. Qua in Namibia le strade secondarie sterrate sono mantenute bene. Ora qua. Ragazzi, guardate dove sono cresciute queste piante così grandi. Qualcuno è andato anche lassù a fargli delle scritte sul tronco. Incredibile. Qui stiamo attraversando un po' di fiumi, naturalmente completamente secchi. Sono spuntate quasi delle dune arancioni. Sembra uno strato pienissimo di sabbia arancione che ricopre un po' questa parte di montagna. Pazzesco come arancione, oh. Ci sono degli oryx che scappano. Siamo comunque arrivati a 1000 metri e adesso qua, vedendo la mappa, la strada si appiattisce in questo deserto. Abbiamo ancora un bel po' di strada da percorrere su questa che è la C26 prima di lasciarla per deviare nettamente verso sud. Ora stiamo andando ancora virtualmente in direzione di Walvis Bay, dove siamo già stati. L'ho già detto che questa strada è meravigliosa, cioè il panorama continua a cambiare, così come i colori. Il rosso è sparito, l'arancione anche, sta tornando il giallo, però guardate adesso, spam! Pazzesco! Sono tornati anche i recinti però, mannaggia! Ma adesso, dato che non è che abbiamo tanta fretta, non è tardissimo, però il sole comincia ad abbassarsi, ci cerchiamo il posto, Sono pochi chilometri e ci fermiamo. We'll be right back.
cioè quando si vedono le cartoline della Namibia c'è sempre una strada che va su una montagna rossa, magari incantate proprio qua. Spettacolare. Mentre sto editando questo video mi rendo conto, proprio guardando i nostri sguardi, di quanto ci piace questa Namibia. E volevo fare una domanda a Lucia. La prima cosa che ti viene in mente della Namibia? Sicuramente tutti questi spazi infiniti, questa solitudine che si prova perché, cioè, per centinaia di chilometri non si vede niente. Il nada che è tutto. La strada proseguirebbe di qua all'infinito probabilmente, ma noi abbiamo visto una stradina. Questa è la strada che faremo domani. Adesso noi proviamo ad andare di qua e vediamo se ci troviamo un posto per fermarci. Lasciamo la strada principale, la strada secondaria. Una bella stradina. Oh, che cos'è quello? Qua mi sa che devi andare di Steadicam. Bello pietroso qua. Ragazzi, ma che posto è? Sì. Direi che non è male per piazzarsi per la notte. Qua avremo a disposizione la collinetta che però dà sulla strada. Oppure scendiamo là, siamo più nascosti. Due opzioni. Allora, abbiamo deciso di rimanere qui nella parte con vista, anche se siamo a vista strada, ma non abbiamo visto passare neanche una macchina nelle ultime due ore, quindi qualcuno passerà. Non lo vedo questo grande problema, quindi ci fermiamo qua, anche se appunto la strada è là. Viceversa, avremmo potuto metterci laggiù e forse saremmo un po' più nascosti. Questa sera prediligiamo la vista. Guardate che pietre che ci sono qua. Geologo, chiediamo l'aiuto. Pazzesche. Sono incredibili queste rocce. Sembra di essere su un altro pianeta, ragazzi. C'è Lucia che sta facendo le pulizie di bordo. Questi posti ci piacciono tantissimo, ragazzi. Credo che si capisca. Non lo so cosa ci aspetta in Sudafrica, però la Namibia ci sta proprio piacendo, c'è poco da fare. È proprio a nostra misura. Oh, ci sono anche le mosche. Mi sono preparato anche per lo Star Trail. Domani mattina vedremo il risultato. A regola dovrei aver puntato la Croce del Sud, che sta lì, forse. Ragazzi, qua mi sa che ci stiamo preparando a un tramonto in questo posto esagerato, e credo che insieme a noi se lo godrà un coyote che deve essere lì da qualche parte, perché ogni tanto sentiamo dei suoni. I've drawn too deep, no strength to fight. My God, so good. I may go inside. Ooh.